tutti, nuovo giro d'anello alla scoperta del laghetto a fondo valle nel comune di Lucuccaro, nello specifico nel comune di Cuccaro, dal quale partiremo. Vedete, questa è la grande circonvallazione di Cuccaro. Noi lasceremo la macchina alla confluenza al bivio con strada Vallerina, che è quella strada sulla destra inghiaiata dalla quale poi arriveremo per concludere il nostro giro ad anello. Noi però partiamo sulla strada alla sinistra seguendo il segnavia rosso e bianco, che in realtà indicherà la strada fino al laghetto, ma poi quel segnavia proseguirà per Quarniento, il paese a fondo valle. Noi invece gireremo indietro per poi fare la strada panoramica in alto e ricollegarci con strada Vallerina e tornare all'automobile. Percorrendo la strada sterrata in discesa arriviamo a un altro bivio. La strada principale va dritta, ma noi in realtà dobbiamo girare a destra. E scusate se la telecamera balla, ma la Miao ce lo fa vedere. Siamo anche in controluce, ma non ci batte nessuno. E la Miao, ecco, e scenderemo da questa bella discesa, che però insomma apre su un'ulteriore vallata che merita di essere goduta dall'inizio alla fine, compresa quella quercia enorme che c'è in fondo alla discesa, che io adoro e ogni tanto ci fermiamo un attimo ad abbracciarla. Sulle querce troviamo i segnavia che ci porteranno fino al laghetto, ma la strada è sempre quella, continuiamo dritti. Ancora uno sguardo alle bellissime querce, veramente fantastiche. Poi ci abbassiamo e vediamo la discesa che abbiamo appena fatto. Utilizzando un po' le impronte, questa potrebbe essere di un lupo, perché ha comunque la zampa bella larga, mentre questa potrebbe essere di un cinghiale, perché come vedete ci sono i segni anche qua dietro dello sperone. Scusate l'ombra, ma sono contro sole. Arrivati a questo bivio, in realtà potremmo andare sia dritti che girare a destra. Il segnavia ci indica la destra e in realtà è la strada migliore, perché evita di passare all'interno di quel boschetto che si vede là in fondo, che essendo in una marcita è spesso pieno di acqua e di fango. Quindi facendo la strada dritta arriveremo inevitabilmente in quel boschetto e dovremo per forza passarci attraverso. In una bella stagione si può tranquillamente fare, ma adesso è sconsigliato. Quindi conviene girare a destra e ci passeremo praticamente davanti, passando per quella strada che vedete indicata adesso col dito. Seguiamo per la strada. Il laghetto è praticamente sotto a quella cascina, quella grande azienda agricola. E in questo noccioleto tempo fa abbiamo fatto un servizio fotografico che è andato a finire anche su una rivista di fotografia, Photo Professional. Guardate qui come si vedono bene gli speroni. Vedete? Uno e uno due. Quindi c'è l'impronta dello zoccolo principale e poi due speroni. Quindi questo era molto probabilmente un cinghiale. Sul percorso troviamo questa torretta di avvistamento animali selvatici, andiamo a darci un'occhiata dentro, ovviamente è chiusa col lucchetto, guardiamo, ci sono per lo più insetti morti, che bello, e proseguiamo col nostro cammino. E praticamente qui c'è il laghetto. Oggi tra l'altro noto che l'acqua è molto bassa, non so per quale motivo, ma sicuramente hanno fatto magari dei lavori. Noi staremo in silenzio perché magari c'è qualche animale selvatico che è vicino all'acqua o addirittura nell'acqua, anche se penso che adesso, essendo inverno, gli unici animali che possono essere svegli e attivi possono essere le nutrie, perché poi le tartarughe e gli altri pesci stanno per lo più abbastanza immobili per evitare il freddo. Queste sono tutte le gemme, quindi tra un po', se continuerà questo caldo un po' anomalo, anche questo albero fiorirà. Mette prima le foglie. Fiorirà nel senso di mettere sulle foglie, ovviamente.
germoglierà. Allora adesso dobbiamo prendere la strada parallela al laghetto e andare laggiù in fondo per vedere se riusciamo in qualche modo a chiudere l'anello, perché poi lì sopra c'è la strada e si può ritornare a dove abbiamo lasciato la macchina. Ma dato che quando l'abbiamo fatto questo percorso un po' di tempo fa non siamo proprio riusciti a trovare un sentiero così comodo che collegasse questa stradina a quella di sopra, vedremo se riusciamo a trovare qualcosa di valido. Seguiamo la mia. Dato che la strada del Giro d'Anello è interrotta, dobbiamo passare per un campo, cercare una strada alternativa, perché noi in realtà dovremmo andare lì in fondo a quel campo, però dobbiamo arrivare almeno a quel campo di erba, quel prato, e stiamo passando per questo campo che però è abbastanza infangato e poi, essendo stato in parte lavorato, ci si pianta un bel po' con le scarpe. Speriamo di uscirne. Per fare il Giro d'Anello l'unico punto cruciale è quello lì giù in fondo, perché bisogna passare in questo campo semi lavorato che ovviamente, se c'è un po' di umidità e di fango, si sprofonda. Poi, arrivati sul prato, si sale dal prato e si costeggia questa strada che adesso sembra un fosso, perché dentro ormai sono cresciuti alberi e di ogni genere tipo, ma una volta era proprio la strada che arrivava nel percorso che abbiamo fatto prima e ci permetteva di venire su. Adesso si viene su passando paralleli a questa sorta di fosso, ma lì in fondo rientreremo su una strada che porta a una cascina. Siamo arrivati alla fine di questo prato e infatti ci ricolleghiamo a una strada. E come vedete che la strada cosa faceva? Veniva giù, scendeva e andava giù di qua, solo che a un certo punto è stata bloccata, probabilmente per evitare che la gente passasse anche di qua, e quindi il restante tratto di strada è diventato praticamente un bosco impercorribile, per cui bisogna salire dal prato a fianco. Da adesso in poi seguiamo la strada e passeremo attraverso da alcune cascine e poi arriveremo sul belvedere. Stavamo notando che questo qua sembra proprio un drago, con gli occhi, la bocca e i capelli sopra, veramente bello. Adesso prendo la macchina fotografica e faccio una foto. Stavamo notando questa tana che ha anche tutte le nocciole, i gusci di nocciola dentro, quindi sarà probabilmente la tana di qualche scoiattolino. Siamo sulla parte alta, sbucchiamo con una bellissima vista e praticamente il laghetto è sotto i nostri piedi. Siamo al livello superiore perché, se vedete, c'è sempre il cucuzzolo con i pini e l'azienda agricola di fronte a noi, però in questo momento siamo arrivati al livello superiore e proseguiamo per questa strada. Tra l'altro la Miau faceva notare che in questo orto, che poi ha anche un frutteto che costeggia la strada, nella bella stagione, cioè tra qualche mese, sarà tutto in fiore, è veramente bello. Passiamo vicino alla cascina carbonara e proseguiamo per la strada asfaltata, potendo sempre osservare alla nostra destra lo splendido panorama con Cuccaro e la vallata nella quale siamo poi passati prima. Si vede proprio la strada AS che abbiamo fatto prima per scendere al laghetto. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro percorso, arriviamo al bivio con Strada Ballerina e a questo punto prendiamo a destra verso Cuccaro per concludere il giro ad anello. La strada Ballerina, alla fine del comune di Quarniento, quando inizierà il comune di Lucuccaro, diventerà nuovamente inghiaiata, ma potremo tranquillamente camminare all'asciutto perché qui non c'è il fango. E
anche questa volta siamo giunti alla fine del percorso, non vediamo l'ora di andare a fare lo spritz al bar del Pola. Mi raccomando, mettete un like, attivate la campanella, seguiteci, ma soprattutto mettete un commento se anche voi avete fatto questo giro, se lo farete, se vi sarà piaciuto. Ci interessa veramente tanto. Alla prossima!